Assessore Ciagà, è stato presentato oggi questo progetto, il sentierino. Di che si tratta? È un progetto molto interessante. Sostanzialmente si tratta di un'installazione urbana che racconta la storia del centro della nostra città, a partire dal prato della Fiera di Sant'Alessandro fino alla realizzazione appunto del centro piacentiniano, con racconti, con diciamo delle installazioni che verranno posizionate intorno alle aiuole sotto appunto il sentierino, cioè che è il viale alberato col doppio filare appunto di ippocastani, e anche qui in Piazza Dante. Quindi sono delle installazioni molto leggere che si sovrappongono al verde e che raccontano la storia di questi luoghi e che prevedono anche poi la messa a dimora di piante erbacee, in gran parte autoctone, piante che ricordano sostanzialmente le piante che erano presenti quando il sentierone era un prato. Il sentierino è molto interessante questo concetto, perché racconta del centro piacentiniano a partire proprio dal sentierino, cioè che era quell'elemento di connessione, quel sentiero vero e proprio che connetteva i due borghi centrati su Piazza Pontida e Piazza Santo Spirito, che è stato realizzato già alla fine del 600, che poi nel 700 è stato alberato e che rappresenta un'infrastruttura vera di grande interesse che ha diciamo connaturato all'immaginario collettivo della nostra città, tant'è vero che Piacentini lo ha confermato e mantenuto nel disegno dell'intero suo progetto. Questo del sentierino è un tassello diciamo di tutta la progettualità che l'amministrazione sta mettendo in campo per il rilancio del centro piacentiniano e che vedrà poi nel concorso emergere le idee, le possibilità di trasformazione appunto di questi luoghi.